Ciao ragazzi, comincia a fare caldo. Fra un po' si sentirà il ventilatore sullo sfondo dei miei video, come è successo l'estate scorsa. Ancora no, ancora non l'ho messo finché reggo. Io poi sono un po' freddoloso, quindi magari un pochino reggo ancora. Certo, quando comincio a grondare sudore, non sono più presentabile nei video e dovrò necessariamente inserire il ventilatore. E facciamo un video ancora sul nostro viaggio in beta. Oggi è giovedì. I server nazionali stanno finendo i campi, invece il server beta è sfasato di una settimana, quindi sono iniziati oggi. Io non sono neanche entrato, magari facciamo qualcosa insieme, vediamo un po' di iniziare i campi. E andiamo subito in beta allora. Questo è il nostro server beta, mettiamo tutto schermo, play, scegliamo l'unico mondo. Queste sono le tre riserve che si vincono nell'evento attuale. Eccoci in beta che abbiamo da raccogliere. Sto mettendo da parte un po' di materiali. Ho messo tutti questi agriturismo spaziale, i spaziali, perché ho poco materiale. Ho pochi materiali. Vi ho detto in un altro video che sto cercando di passare nell'era di Venere, ma devo avere da parte tutto quello che mi serve. E quindi ho pochi materiali. Mi servono, mi sembra, 275, 300, qualcosa del genere. Io ne sono soltanto 250 e mi mancano ancora un po' di altre cose. Ma insomma, di questo abbiamo parlato in un altro video. E andiamo subito sui campi. Allora, vediamo la situazione sui campi. Sui campi in realtà sto molto indietro perché sono un po' di volte che non partecipo. Ecco, vedete qui che sono calato in Lega Oro. Ero arrivato in Lega Diamante e adesso piano piano vediamo di risalire. La Lega Oro è molto semplice, vedete oggi è pomeriggio, quindi i campi sono iniziati da parecchio tempo, ma qui nessuno sostanzialmente ha fatto ancora niente. Ecco, queste due gilde hanno fatto qualche battaglia, questa ne ha fatte 13 e questa ne ha fatte 1, quindi già si capisce che sarà molto facile arrivare primi in questa sessione dei campi di battaglia, basta volerlo, basta fare le battaglie in sostanza. Probabilmente qui anche prendendo un solo settore si arriva a fare i primi perché non so quante gilde riusciranno a prenderlo. Diciamo che la Lega Oro è già molto semplice in generale, in beta è ancora più semplice perché molti giocatori sono inattivi, molti partecipano soltanto per vedere i nuovi eventi, le novità che ci stanno e quindi non partecipano sistematicamente a tutte le attività e quindi anche i campi di battaglia in realtà sono più facili e per questo sono riuscito ad arrivare in Lega Diamante anche da solo. E qui siamo in Lega Oro, abbiamo detto. Servono, mi sembra, 100 battaglie. Beh, lo posso vedere qui, sì, 100 battaglie per prendere un settore. Io in realtà arrivo al logoramento 50-60, non oltre, quindi non riusciremo a prendere un settore in un solo giorno, a meno che non mi mettessi a negoziare, ma non è il caso perché i beni mi servono, come vi ho detto, per il passaggio all'era di Venere. Allora, cominciamo. Andiamo alla prima battaglia. Possiamo approfittare anche di questo video per studiare un po' meglio le varie unità dell'era di Venere. Io in genere uso questa formazione, 4 tempeste di chiodi e 4 furfanti. In realtà nell'era degli asteroidi e anche nell'era di Marte bisogna fare attenzione a mettere troppi furfanti perché in genere il computer, diversamente dalle ere prima, non li fa trasformare ma li lascia per ultimi e poi quindi si perdono rapidamente. Quindi potrebbe essere più conveniente mettere tutte unità vere e proprie, non i furfanti. E le unità sono di vario tipo. Adesso, approfittando del fatto che siamo al lavoramento zero, proprio per testare le unità, volevo vedere che cosa ci succede. Partiamo dalle unità più deboli. Le unità più deboli penso che sono le unità leggere nell'era degli asteroidi. Proviamo a vedere che cosa succede mettendo tutte unità leggere e andiamo avanti fino a quando riusciamo. Poi quando non riusciamo più magari mettiamo qualche unità più forte, facciamo una battaglia automatica. Vedete, siamo andati bene, abbiamo perso un'unità, però insomma, logoramento zero, siamo andati bene. Andiamo ancora avanti, vediamo intanto quante battaglie facciamo senza cambiare esercito. 2. Io ho comunque un potere militare abbastanza alto, 709 in attacco e 494 in difesa. Andiamo avanti. 3. Abbiamo fatto 3 battaglie, ma evitiamo di fare la quarta perché sicuramente con una unità e un'altra appena quasi morta non riuscirei. Proviamo a rimettere tutte e 7 unità, vediamo con 8 unità quanto tempo riusciamo ad andare avanti. Qui siamo andati ancora bene. Cambiamo ancora le unità e mettiamo sempre queste unità leggere.
Vedete, insomma, i feriti sono parecchi. Fra un po' con le unità leggere non ce la farò più. Le unità leggere in realtà vanno bene contro unità pesanti e veloci. Qui ho leggere, veloci e artiglieria. L'artiglieria soprattutto va bene contro unità leggere. Comunque proviamo ad andare avanti in questo modo. Anche perché spesso nei campi non c'è tempo per decidere che unità mettere, e quindi bisogna mettere tutte le unità così. Sempre uguali, insomma, soprattutto quando c'è una vera lotta con altre gilde. Però vedete che ancora anche con 8 unità leggere riesco ad andare avanti bene. Ogni tanto devo sostituirne qualcuna e così facciamo. Anche se le finiscono unità leggere, non le uso in realtà, quindi possiamo utilizzarle. D'altra parte, quante ne ho? Ne ho 140. Insomma, forse non arriveremo neanche a finirle. Arriveremo però che non ce la fanno più a vincere il nemico. Siamo al logoramento 11. Ancora vinciamo, anche se perdiamo parecchie unità. No, queste sono le unità pesanti, rita tutto, ho sbagliato. Ok. Logoramento 14. Vedete che spesso se si hanno molte unità che si vincono nelle missioni, varie situazioni, anche unità che non si userebbero, conviene finché sia a logoramento basso utilizzarle anche per non avere poi di più le unità che veramente servono quando il logoramento è aumentato. Io di sparachiodi ne ho 717, diciamo che mi bastano sicuramente, però insomma almeno diamo un uso anche a queste unità che se no non utilizzeremmo mai. Quindi quale cosa migliore che farlo quando il logoramento è basso? Comincio adesso a perdere metà esercito ogni volta. Andiamo avanti. Siamo al logoramento 19, ancora ce la facciamo con le unità leggere. Vede, qualcuno si convincerà, ma allora queste unità leggere sono molto buone. In realtà è che io ho un potere militare, un bonus militare abbastanza alto grazie agli edifici militari, Zeus, Aquisgrana, Castel del Monte per prima cosa e poi anche gli altri. Ancora andiamo bene, siamo al logoramento 23 e qui il rischio è che arriviamo al logoramento massimo e poi facciamo tutto con le unità leggere. Perché se arriviamo al logoramento troppo alto poi non ce la facciamo neanche con le altre unità. Io sinceramente pensavo le unità leggere avrebbero dovuto rinunciare molto prima, invece insomma vedo che alla fine ce la fanno. Siamo arrivati al logoramento 27. Scusate, voglio verificare una cosa sul video. Sì, tutto a posto. A volte mi vengono dei dubbi che sto facendo il video a vuoto e allora preferisco interrompere un attimo e controllare. Ecco, sono stato sconfitto. Quindi siamo arrivati al logoramento 28. Fino al logoramento 27 siamo riusciti anche con le unità leggere. Passiamo adesso all'unità successiva, quella un pochino migliore ma non un granché, e sono questi, come si chiamano? Questi si chiamano martelli a lievitazione, se non sbaglio in italiano. Non sono un granché, anzi devo dirvi che le unità corrispondenti dell'età precedente, l'età di Marte e Sentinelle, sono molto migliori, soprattutto perché hanno, se non sbaglio, una portata, almeno un movimento molto maggiore. Comunque proviamo a fare quello che abbiamo fatto prima, mettiamo tutti i martelli a lievitazione. Vediamo che cosa succede. Ecco, questa battaglia che con le unità leggere l'avremmo persa, così l'abbiamo vinta. Certo, bisognerebbe andare a verificare quali sono le unità nemiche, no? Però adesso semplicemente facciamo battaglie tutte con la stessa unità. Abbiamo visto che con le unità leggere ci siamo fermati, vediamo fino a dove arriviamo con le unità veloci. Ecco, cominciamo ad avere difficoltà anche qui. Certo, siamo al logoramento 31, il logoramento sta salendo parecchio, però noi insistiamo fino a quando perdiamo tutte le unità in battaglia. Un tentativo che si potrebbe fare è anche mischiare i due tipi di unità, magari veloci e leggere, perché spesso ognuna è più adatta contro una tipologia di unità e magari insieme vanno meglio che singolarmente. Magari ci proviamo, quando perdiamo
perdiamo tutte le unità, appena vengo sconfitto facciamo una prova con 4 unità veloci e 4 leggere. Ma in realtà vedete sono quasi al lavoramento 40, ancora ce la faccio e quindi ricordiamocelo, è un modo per utilizzare unità che se no spesso sarebbero sprecate. Cominciamo ad avere difficoltà, ecco, siamo stati sconfitti. Allora proviamo a fare questa stessa battaglia con lo stesso logoramento, mettendo 4 unità veloci e 4 unità leggere, non ve sì, veloci. Siamo stati sconfitti uguale. Proviamo di nuovo con tutte unità leggere, magari contro questi nemici vanno meglio, e ce l'abbiamo fatta, vedete? Però direi che è il momento di cambiare unità. Allora abbiamo provato le leggere, abbiamo provato le veloci. Possiamo provare le distanze, sono le migliori, sono gli sparachiodi, ci rimangono l'artiglieria e i tritatutto, le unità pesanti. Andiamo con unità pesanti. Anche se qui quando ho contro l'artiglieria le unità pesanti non sono l'ideale, e infatti sono stato sconfitto. Mettiamo tutta artiglieria a questo punto. Artiglieria ne ho poche, ne ho soltanto 12 perché non le produco in realtà, però vedete sono andato bene. Torniamo magari alle unità pesanti. Adesso ho soltanto 2 artiglieria contro. Magari torniamo, riusciamo ad andare bene. No, quindi le unità pesanti, ma è vero che siamo ormai al logoramento 41. Passiamo allora a questo punto a quelle che sono le unità migliori: gli sparachiodi, le tempeste di chiodi, letteralmente. Mettiamo quello che io smetto come standard: 4 sparachiodi e 4 furfanti. E con questo vedete non abbiamo perso niente, con questo in generale si va bene quasi sempre. L'unica situazione in cui non vanno bene quando il logoramento comincia a essere alto è quando hanno contro parecchie sentinelle o al limite anche martelli a levitazione, e allora conviene a quel punto mettere le sentinelle anche se sono dell'era precedente. Ecco, qui avevo contro dei carri tutte unità pesanti, in questa situazione posso mettere la cosa migliore e mettere tutta artiglieria. Anche addirittura artiglieria dell'era di Marte, guardate. Vedete che andiamo bene uguale. Vedete, contro le unità pesanti, con l'artiglieria si va molto bene di nuovo. Artiglieria dell'era prima. Qui ho un po' di tutto e quindi rimetterei lo standard, 4 sparachiodi e 4 furfanti. Di nuovo. Vedete, in realtà, che è successo? Si è bloccato. In realtà mettendo 4 sparachiodi e 4 furfanti si va bene quasi sempre, soprattutto quando il logoramento non è alto. È vero che adesso siamo al logoramento 50, quindi fra un po' dovremo fermarci probabilmente anche con gli sparachiodi. Vediamo fino a dove arriviamo. Io poi vedete ho una difesa molto bassa rispetto all'attacco, e di questo ho avuto vari rimproveri da alcuni giocatori. Ho cercato di aumentarla un po', mettendo un po' di sentinelle, di strade della vittoria, e dovrò cercare di alzarla ancora di più. Andiamo avanti. Ah, qui avevo tutti i tritatutto, potevo mettere l'artiglieria. Ma insomma, sono andato bene uguale, vedete con gli sparachiodi. No, questa è un'unità pesante. Eccoci qua. Siamo al logoramento 57, vi ho detto che arriva a 50, 60, insomma fra un po' penso che dobbiamo fermarci. Anche se piano piano sto aumentando il bonus militare, sia dell'attacco che della difesa, quindi non so, magari arriviamo un pochino più su. Adesso in realtà è un po' di tempo che non facevo campi di battaglia, quindi non so dirvi bene a che logoramento arrivo. Con 60 ancora andiamo bene. 61. Vedete, non mi fermo tanto a guardare le unità nemiche perché con 4 e 4 vado molto bene. Qui ce l'ho fatta per poco. Penso che stiamo per fermarci. 63 di logoramento.
Un 63 di logoramento, il nemico ha un bonus di 827, io ho un bonus di 709 e di 494 in difesa, quindi il bonus ce l'ha molto più alto il nemico e quindi devo soltanto basarmi sulle unità migliori. Poi io spesso faccio due ondate mentre lui cambia esercito, io devo mantenere lo stesso esercito, quindi insomma o metto unità molto buone oppure non ce la faccio più. Però vedete che ancora andiamo avanti, vediamo fino a quanto riusciamo ad arrivare. Ok, 66, insomma molto buono. A questo punto penso che arriviamo almeno a 70. Ok, comincia a essere sempre più difficile. 69. Penso che a questo punto 70 ci arriviamo. Vediamo la 70. Ok, siamo arrivati al logoramento 70. Certo, a questo punto sarebbe bello arrivare a 100 e prendere il settore. Qui abbiamo contro tutti, a questo punto cominciamo a fare un po' di attenzione all'unità. Contro le unità pesanti mettiamo tutte unità di artiglieria. Ne abbiamo poche, ma ce le utilizziamo. 71. Qui abbiamo questi martelli a lievitazione, forse non sarebbe male accanto a quattro sparachiodi mettere le sentinelle dell'era di Marte. Per poco siamo riusciti. Qui abbiamo artiglieria, ma forse possiamo mettere tutti i sparachiodi, magari eliminiamo anche i furfanti e non ce l'abbiamo fatta. Proviamo per l'ultima volta, mettiamo 4 sparachiodi e 4 artiglieria, visto che abbiamo un po' di artiglieria contro. Niente, a questo punto ci fermiamo. Mancherebbero 38 battaglie e 19 negoziazioni. Certo, sarebbe carino prendere subito il settore, prenderlo per primo. Potrei eventualmente mettere, se ho le risorse, un campo d'assedio per la prossima volta. Abbiamo giusto uno slot. Per fare le negoziazioni, 38 sarebbero 19 negoziazioni. 19 negoziazioni, sto per 13, certo consumerai parecchi materiali, parecchi beni. I beni mi servono per andare all'era successiva. Questi sono già beni dell'era di Venere che ho perché ho preso dalla mappa continente in cui sto andando avanti. Ma certo qui un po' ce li ho, forse 19 possiamo farle. Ma proviamo a negoziare. Prendiamo eventualmente qualche diamante, ma qui ne ho 17.000, in beta di diamanti se ne prendono tanti. Proviamo a negoziare allora, ma queste sono unità dell'era prima, queste no. Comincio a sudare, forse devo proprio tirare fuori il ventilatore. E qui cominciamo a spendere diamanti. Ok, andiamo ancora avanti, negoziazione. I beni dell'era prima ne ho parecchi, il problema sono i beni dell'era degli asteroidi, che non ne ho molti e mi servono per passare all'era di Venere. Qui mettiamo quello di cui ne ho di più. Andava ripetuto uno, quindi ho messo due volte platino, che è quello di cui ne avevo di più. Ah, non ho messo il bromo, qui ho sbagliato. Ok, qui va il bromo, qui va il bromo e qui va il platino. Le due negoziazioni sono fatte. Andiamo ancora avanti. Allora, più di tutti ho questo qui, il lubrificante, mettiamo doppio lubrificante. Perfetto, senza diamanti questa volta. Siamo a 78.
cominciamo a negoziare per 14, certo si consumano parecchi beni, però è importante prendere il territorio per primi. Spesso alle 9 di mattina già tutta la mappa è occupata. Qui vedete che cosa sono adesso, le 4 di pomeriggio, ancora niente, la mappa è ancora tutta vuota, quindi è una situazione molto tranquilla. No, qui ho messo due volte questo e non ho messo i materiali processati. Ok. Ancora diamanti. Allora, qui va sicuramente questo e quindi qui va sicuramente i materiali processati. Ok. Ottantadue, ci mancano ancora nuove negoziazioni. Ecco, qui ho tutti i materiali dell'era precedente, andiamo bene, tutti i beni dell'era precedente, i materiali sono questi, non c'entrano niente. Ok. Ancora senza diamanti. Ok, va sicuramente questo e qui il nickel. A posto. Ok, siamo 86, ne mancano 7. Eh no, sono andato sul combattimento. 1, 2, 3, 4, 5. Questo è ripetuto. Qui sono rimasti soltanto questi due, quindi sicuramente senza diamanti riesco a vincere la negoziazione. Ok, siamo 88. No, qui sì, mi sembrava che era sicuro, invece ne abbiamo tre slot, quindi devo provare anche qualcuno dei verdi che può tornare di nuovo. Ok, quindi niente, sono rimasti soltanto... Ah, non ho mai provato i microbi, no, ho sbagliato qui. Avrei dovuto mettere i microbi la volta scorsa, che non li ho mai provati, infatti qui ci sprechiamo diamanti, i microbi non ce n'erano più, speriamo che prendiamo subito quello giusto. Niente, di nuovo diamanti, questo si può fare in beta. Ok, siamo arrivati a 90 se non sbaglio, 90, quindi ancora 5 negoziazioni. Mettiamo due volte le monete, che sono quelle maggiormente disponibili. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Altre 4 negoziazioni. Ok, vediamo. Di nuovo senza diamanti, bene. Ancora tre negoziazioni. Ok, allora attenzione, questo l'ho messo, questo l'ho messo, questo l'ho messo.
Potrei provare, ah, questo non c'è più. Questi ci stanno, sì, va bene così. Ok, di nuovo diamanti. E qui era quest'altro, ma poteva essere l'uno come l'altro, non avevo modo di scegliere. Ok, 96, altre due negoziazioni abbiamo finito, stiamo negoziando per 16, per fortuna mi chiede materiali in gran parte dell'era precedente. Qui è sicuramente questo, perché è rimasto solo questo, e quindi questi due stanno uno qua e uno qua, e possono stare o così o invertiti, quindi ho il 50% di possibilità di fare senza diamanti e sono andato bene. Ok, siamo a 98, facciamo l'ultima negoziazione, così abbiamo preso per primo il settore, cominciamo ad accumulare punti. Ok, l'ultimo diamante, gli ultimi 10 diamanti. Ok, abbiamo preso il settore, siamo i primi. No, qui mi ha dato, mi ha levato tutto schermo. Ho cliccato qui, invece dovevo cliccare qui. Ecco, siamo gli unici che hanno preso una provincia, vale molto poco questa provincia, però cominciamo a accumulare 40 punti ogni ora e quindi rapidamente saremo primi. Con 175 punti, beh, sicuramente torniamo in Lega Platino. Sono 550, me ne servono 101 per tornare in Lega Platino. Quindi 175, adesso sono tutti uguali, ma dopo mi sembra che 125, 50, penso che devo essere primo o secondo per tornare in Lega Platino. Non ci dovrebbero essere problemi. Vediamo se possiamo mettere un campo d'assedio che ci renderà molto più facile andare avanti le prossime volte. Sì, fortunatamente ho beni sufficienti. Mi chiedo i materiali processati. Certo, a me questi servirebbero per il passaggio di era, però mettiamolo il campo d'assedio. Ok, fra 2 ore sarà pronto, ma io per oggi ho smesso di combattere. Sono arrivato al logoramento 86. Se combattessi avrei contro un nemico con 1574% di bonus in attacco che in difesa, quindi non avrei nessuna possibilità. Quindi aspettiamo domani e domani andiamo avanti verso il settore successivo che sarà B2 Taspaz. Ok, questo per quanto riguarda i campi. Un'altra cosa che volevo fare è consumare il biglietto del nuovo evento. Vi ho detto che sto cercando di arrivare, ormai sono quasi arrivato, con altre 6 impronte prendo l'ultimo aggiornamento. Ultimo in realtà è penultimo, però l'ultimo poi lo prendo dalle missioni e quindi avrò raggiunto l'ultimo livello, il livello 7 della riserva montana. E utilizziamo questo biglietto, vediamo, adesso non sto utilizzando strumenti, qui ho 504 monete, non le sto utilizzando. Probabilmente non arriverò a 1230, ma se arrivo a 660 posso comprare almeno un pacchetto piccolo di strumenti. Qui ci sono varie impronte, vediamo un po' cosa fare. Non è molto facile senza strumenti, però si può provare. Qui per esempio posso provare in questo modo. Non è facile. Ma qui intanto ci prendiamo una cesta. Ok, non sarebbe male riuscire a prendere queste due impronte e questa cesta. Ah, questa la prendo sicuramente, perché qui levo i celesti e poi levo gli arancioni e questa impronta è presa. Perfetto. E qui pure posso prendere, perché vedete, allora io non devo levare i rossi, perché se levo i rossi. E poi qui ho questo celeste. Ah no, va bene, perché comunque per sicurezza posso prima, conviene fare così, prima tiro giù questi verdi e qui ho tutti questi rossi, ma andiamo per ordine, leviamo prima questi di rossi, perfetto, poi levo questi e mi prendo questa impronta. Avrei questo, dovuto levarli prima, vedete, perché ho levato anche questi altri due, ho fatto un errore. Impronta è presa. Ok,
A questo punto però va bene uguale, levo questi rossi. Ah, questi verdi avrei dovuto levarli prima. Qui posso fare così, però questa impronta è presa. Stiamo andando bene, siamo arrivati a 18. Altre due impronte e quando poi vinco l'ultimo aggiornamento della missione posso prendere il livello 7. Vediamo, qui dovremmo riuscire, certo, a queste impronte così vicino, però ho difficoltà a metterci qualcosa vicino. Vediamo che succede qui. Qui non ho molte cose. Qui arancioni non ce ne stanno. Qui questo giallo, ma per farlo venire non si riesce questo giallo, perché penso che ci fermiamo qui. Facciamo qualche prova tanto per farla, ma insomma mi sembra che siamo bloccati. Se no, vediamo se possiamo prendere qualche altra cosa al di là del. Ma non si riesce. Qui servirebbero gli strumenti. Qui con uno strumento, con un martello potrei levare questo, potrei levare. Beh, servirebbero tre martelli per prenderle tutte e due. Arancioni qui non ne vedo, gialli nemmeno. Ma non vedo proprio possibilità. Facciamo un po' di mosse tanto per farle, ma non credo che faremo niente. Niente, è rimasta una sola mossa e non abbiamo possibilità. Beh, comunque abbiamo preso due o tre impronte. Siamo arrivati a 18, altre due impronte e prendiamo l'ultimo aggiornamento che ci serve. Poi quando avremo gli strumenti potremo fare ancora qualcosa. Insomma, il gioco che sto facendo è quello che ho detto in alcuni altri video, di consumare comunque tutti i biglietti in modo che si riproducono 4 biglietti al giorno e anche senza strumenti una o due impronte in genere si riesce a prenderle in ogni game con ogni biglietto. E quindi mettendo da parte tutte queste impronte si riesce comunque a prendere il premio finale dell'evento. Penso che a questo punto possiamo chiudere qui. E vi saluto, buon game, alla prossima, ciao a tutti.